che sia comunque una vittoria qui a Teramo a pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie B. Buchi è soddisfatto del Perugia? Sì, molto, molto di questo nostro percorso, perché oggi è vero che è l'ultima amichevole, però abbiamo fatto un percorso lungo, partito il 12 luglio, dove ovviamente abbiamo messo insieme tanti bravi giocatori, tanti uomini vogliosi di far bene, e siamo pian piano diventati squadra attraverso delle amichevoli importanti, la Coppa Italia e quest'ultima gara, e poi da martedì inizieremo a preparare la sfida di campionato con il Cesena. Però il percorso è stato giusto e l'atteggiamento della squadra in questa amichevole mi è sempre piaciuto. Che cosa le è piaciuto, che cosa invece è ancora da rivedere? Ma da rivedere ci sarà sempre qualcosa, quindi troveremo spunto da ogni singolo, anche minimo errore, per poter migliorare. E cosa mi è piaciuto? La voglia di vincere, perché io ho detto ai ragazzi che queste non sono amichevoli, per me sono gare di campionato, io voglio sempre vincere. E la mentalità che devono avere loro è questa, quello di scendere in campo, non importa se siamo giovani, non importa se gioca qualcuno magari che non giocava da un po', dobbiamo sempre entrare in campo con la voglia di vincere. E anche stasera l'hanno fatto, poi insomma, il calcio ha fatto dei episodi, potevamo vincere, potevamo pareggiare, potevamo perdere, ma lo spirito è quello di una squadra che ci ha provato. A proposito di attaccanti, ha segnato nel finale di Carmine, la situazione di Rolando Bianchi invece qual è? Ma è molto tranquilla, Rolando sta lavorando con noi, sta facendo molto bene dall'inizio del campionato, siamo molto contenti di come si sta allenando lui, come si sta allenando di Carmine, abbiamo due attaccanti forti, insomma siamo contenti che facciano parte della nostra squadra. A proposito di questo filo rosso che lega Teramo e Perugia, suo fratello le aveva un po' detto che atmosfera si sarebbe vissuto questa sera? Vabbè, sono venuto tantissime volte qui, insomma, a vedere mio fratello, l'anno scorso da avversario con la Maceratese, quindi conoscevo già Teramo, la realtà di Teramo, una società sana, seria, che ogni anno lavora molto bene, e credo che ci sia sempre il grande rammarico, purtroppo legato allo scorso anno, di una mancata promozione in B, che sarebbe stato penso il coronamento a tanti sacrifici e tanti sogni, insomma, della proprietà. Però il calcio è bello anche per questo, chissà magari che si riparta con grande entusiasmo, con un grande allenatore, perché Zauri secondo me è un grande allenatore, l'allenatore giusto per poter pensare anche a qualcosina in grande. L'ultimissima da doppio ex, domani sera c'è Pescara-Napoli, che cosa si sente di dire alla sua ex squadra e a una squadra come il Pescara che ha allenato seppur per poco proprio in Serie A? Beh, mi auguro innanzitutto un diplomatico pareggio, perché sono legate entrambe le piazze, entrambe le società, quindi mi auguro che entrambe le squadre possano fare un percorso bello, il Napoli sicuramente rivolto all'alta classifica, il Pescara ad una salvezza tranquilla, però sono due squadre che giocano molto bene, quindi spero che domani sera sia una partita bella, ricca di emozioni, magari di gol, e un punto, insomma, non scontenta nessuno. Mi sarà una settimana dall'inizio del campionato, è soddisfatto del Teramo che ha visto? Penso che abbiamo fatto una buona partita, con una buona intensità, abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, è stata una partita dove l'aspetto principale era quello di curare bene il possesso palla, di curare già un pizzico di aggressività che ci servirà per forza in campionato. Sono rammaricato perché comunque queste partite servono anche per cominciare a cercare di ottenere il risultato, quindi quando non arriva anche in questa maniera comunque dà fastidio, pur se sia più che sia un amichevole. A posto, abbiamo finito il nostro periodo di preparazione, mi auguro che da lunedì anche l'infortunio di Petrella possa essere lieve e ricominciare tutti da lunedì per cominciare questa avventura nella partita di Lumezzane. Il fatto che Amadio non abbia fatto parte nemmeno della panchina è un segnale oramai decisivo? No, beh, Amadio è 2 o 3 giorni che non si allena, ha avuto un problema alla schiena e quindi quello è il primo motivo per cui non ha giocato. Non l'unico. Non l'unico, è il primo. Il secondo è perché comunque entro lunedì e martedì il ragazzo è dentro o fuori per me. Conta il Teramo, abbiamo dato la possibilità al ragazzo di poter ambire a qualcosa di più, come giustamente il ragazzo merita secondo me, quindi io non sarò certo io, come ho sempre detto, che freno le ambizioni di un giocatore, avendolo fatto è giusto che un giocatore creda in questo, ma il ragazzo ha sempre dato disponibilità a rimanere con noi, tanto è vero che non ha sbagliato un allenamento da quando io alleno il Teramo, quindi vediamo i sviluppi. È chiaro che il ragazzo aspetta quello che succede, ma ha sempre detto anche prima della partita che lui si ritiene assolutamente un giocatore del Teramo, però
in queste condizioni, dove ancora un ragazzo viene chiamato e si decide il suo futuro, per me è giusto che comunque non sia di una partita così importante. Detto questo, lunedì, martedì, come ho detto prima, mercoledì oltretutto faremo la presentazione, chi salirà su quel palco farà parte del Teramo della prossima stagione. Senta, con il trequartista sembra qualsiasi tipo di attacco girare molto bene, è un modulo che vi porterete anche alla prima? Ma io l'ho portato insieme l'anno scorso a Sant'Arcangelo, abbiamo sempre adottato questo, poi durante qualche partita le tre punte possono cambiare leggermente posizione e aprirsi, però credo fermamente che questo modulo per questa squadra possa essere importante, ci dà la possibilità di palleggiare, di essere pericolosi, di dare imprevedibilità alla squadra avversaria, quindi sicuramente stiamo dando continuità dal 13 luglio a questo tipo di modulo. Mi tolgo una curiosità, ad un minuto dal termine del primo tempo, lei ha inteso restare in 10 o voleva vedere se Petrella ce l'avesse fatta o meno? No, mancavano due minuti, Croce non aveva svolto il riscaldamento, quindi sarebbe stato assurdo in una partita amichevole mettere un ragazzo dove si alzava dalla panchina e entrava, siamo in preparazione, quindi era esclusivamente per evitare infortuni, ha avuto 12-13 minuti per rientrare dopo il riscaldamento e è entrato solo per quel motivo. Senta, mi Salvastola le piace? Bastola è un giocatore che il curriculum parla da solo, alla sua carta d'identità, è uno di quei giocatori che stiamo valutando, può essere quel giocatore che dentro lo spogliatoio ci porti tanta professionalità, è un ragazzo che ci siamo informati molto molto positivo e quindi sicuramente può essere uno di quei giocatori che potrebbe venire a darci una mano.